Allora, ieri ho fatto un sondaggio su YouTube in cui vi ho chiesto se oltre ai normali pronostici di Serie A vi sarebbe piaciuto vedere qualche altro pronostico. Ebbene, avete votato in tanti pronostici misti, che significa che vi piace vedere non solo i pronostici della Serie A, ma anche dei misti coi campionati esteri. Di conseguenza, ragazzi miei, oggi doppie fettine del macellaio. Il Gabbone ha preparato una schedina per il sabato e una schedina per la domenica. Di conseguenza, diamo il via alla sigla. A tra poco. Ok. Mamma mia, che è sta roba? Uno e due. Non li odoro perché non potete immaginare quello che c'è sempre. Ciao, bella te. Schifo. Siamo tornati con questo nuovo video, ragazzi, perché il Gabbone, come promesso nel sondaggio, questa settimana non solo vi farà i pronostici di Serie A, ma anche di qualche partita estera. Per il momento sto sperimentando, ragazzi, ma la prossima settimana, se questo video raggiunge tanti like, potrei decidere di ampliare ulteriormente le scommesse estere. Ne ho selezionata solo qualcuna per il momento. Detto questo, quindi cominciamo con le partite del sabato. Ma ragazzi, vi invito a passare dal link in descrizione a scaricare OneFootball, la mia applicazione preferita per seguire il mondo del calcio a 360 gradi. Detto questo, Inter-Udinese apre questa 17esima, se non ricordo male, giornata di Serie A. Potrebbe essere una partita ostica per l'Inter, ancora imbattuta in campionato. Ma vista la scorsa settimana, visto il pareggio che l'Inter è riuscito a strappare alla fine alla Juventus, tutto mi fa pensare che l'Inter possa portare a casa un'altra vittoria abbastanza agevolmente. La quota dell'1 è data 1,33 e secondo me il gioco vale la candela. Ragazzi, rischiatelo perché insomma l'Inter lì davanti, visto che la scorsa settimana Icardi non ha sfiorato un pallone, a sto giro sfiorerà una palla, ne sfiorerà due, forse ne sfiorerà tre e butterà dentro altrettante reti. Provare per credere. Ma detto questo, ragazzi, andiamo subito a Torino-Napoli. Mi sono scordato di dire che Inter-Udinese giocherà alle 15 di sabato, un orario abbastanza strano. Torino-Napoli giocherà sabato alle 18. Ragazzi, Mertens ha dichiarato che è rimasto a Napoli perché vuole vincere lo scudetto. E allora datte da fa, perché io ti ho preso al fantacalcio e ancora so 2 mesi, mi pare, che non mi butti una palla in rete. Mi stai rovinando il fantacalcio. Ma detto questo, dall'altra parte il Torino gioca in casa. C'è un certo Belotti, viene da una vittoria e si trova in una posizione di classifica abbastanza tranquilla, il che gli potrebbe consentire di giocare con facilità e magari di riuscire a strappare un pareggio. Guardando le forze, ragazzi, è ovvio che il Napoli sia superiore, tant'è che il 2 viene dato abbastanza basso, tra gli 1,58 e gli 1,67. Non me la sento di mettere il 2 secco, però, ragazzi miei, ci potrebbe uscire fuori un gol. Entrambe le squadre segnano, perché sta settimana c'ho contro Belotti al fantacalcio, quindi state sicuri che Belotti si sveglia e butta almeno una palla in rete. Gol entrambe le squadre segnano, quotato 1,70, veramente un'ottima quota. Io non me la lascerei scappare, anche perché Napoli gioca in trasferta e ultimamente, insomma, sta dimostrando qualche piccola pecca a livello di gioco. Quindi in fase difensiva magari qualcosa lo potrebbe subire. L'importante è che segna, perché se no salta la scommessa. Partita successiva, e poi andiamo alle partite estere di sabato. Vi ho detto, ragazzi, le partite estere che ho pronosticato sono di sabato, quindi magari insieme a queste partite di Serie A giocatevi le partite del sabato estere e lasciatevi poi tutte le partite di Serie A della domenica. Fatevi una schedina a parte, se no giocatevele tutte, fate come vi pare. Roma-Cagliari, partita successiva sabato sera ore 20:45. Ragazzi, la Roma che ha pareggiato col Chievo grazie, tra virgolette, ai miracoli di Sorrentino, a questo giro secondo me non ha più scuse. Se vuole continuare a rincorrere un posto perlomeno in Champions League, ma può ancora ambire anche ad un ipotetico scudetto, perché fino a che i punti ci danno torto, ragazzi, perché non sognare? Di conseguenza io penso che un 1 secco sia alla base di questa partita, quotato 1,25. Se la Roma non vince a sto giro e la bestia nera Cagliari riprende il sopravvento, come già è successo anni e anni fa, per fortuna che Conti non gioca più, potrebbe essere un problema
per i giallorossi, quindi 1-1-25. Adesso andiamo alle partite estere di sabato che ho selezionato. La prima è Stoccarda Bayern Monaco. Ragazzi, il Bayern Monaco si è finalmente ripreso dopo l'esonero di Ancelotti, sta macinando gioco, si trova primo in classifica, gioca una trasferta abbastanza difficile contro lo Stoccarda, ma secondo me alla fine riuscirà a strappare una vittoria. Quindi 2 quotata 1,30, ragazzi, è una quota molto interessante che vi fa alzare quella che è poi la potenziale vincita finale. Vi ricordo che se aggiungete almeno 4 o 5 eventi in base al bookmaker su cui scommettete, potrete ottenere un ulteriore bonus che vi fa alzare quella che è appunto la potenziale vincita finale. Dopodiché, ragazzi, sono andato in Premier, non è che sono andato in Premier League, ma ho selezionato due partite di Premier League che hanno suscitato il mio interesse. La prima è Chelsea Southampton. Ragazzi, il Chelsea sta facendo sicuramente un ottimo campionato, ma non è facile tenere il passo di una squadra come il Manchester City che sta macinando gioco come se non ci fosse un domani. Ma è il momento per il Chelsea di portare a casa una vittoria che magari nello scontro tra virgolette al vertice tra City e Tottenham potrebbe fargli guadagnare qualche punticino in ottica scudetto tra virgolette, in ottica Premier League. Quindi 1 quotato 1,40, secondo me è un'ottima quota. In casa il Chelsea a mio parere non dovrebbe aver problemi. O poi dovesse vincere o pareggiare il Southampton, pazienza, che cazzo. Ok, Manchester City Tottenham è l'altra partita che ho ovviamente selezionato. Ragazzi, è una partita importantissima. Il Manchester City ovviamente dimostra di essere superiore, ma il Tottenham, soprattutto in Champions League, ma non solo, anche in Premier, sta dimostrando di essere una squadra ostica. Ovviamente non è da quest'anno che lo sta dimostrando, è già qualche stagione che sta facendo vedere il suo potenziale. L'1 viene quotato veramente basso, il 2 del Tottenham viene quotato molto molto elevato, se non ricordo male addirittura oltre i 6. Non me la sento di mettere il segno, ma secondo me un gol entrambe le squadre segnano potrebbe avvenire. Guardiola, ragazzi, ogni partita fa 3 gol. Il Tottenham dal canto suo vorrà provare a far qualcosa per fermare questo Manchester City? Non c'hanno niente da perdere. Una sconfitta gli cambia tra virgolette ben poco, anche se potrebbero perdere punti rispetto a quelle sotto che potrebbero vincere e sovrattarli. Però secondo me un gol entrambe le squadre segnano dovrebbe avvenire abbastanza facilmente. La quota è 1,61, quindi un'ottima quota. Andiamo alle partite di domenica, se no ci mettiamo 2 settimane e mezzo. Verona-Milan, vi ricordo che questa settimana si è giocata la Coppa Italia, ha giocato Milan-Verona e si è visto un divario tecnico e tattico, ma anche a livello di risultato, abbastanza importante. Tant'è che io mi riconfermo e confermo fiducia nel Milan, credo che anche in trasferta il Milan riesca a portare a casa una vittoria, anche perché in campionato gli serve come il pane, soprattutto se vuole ambire minimo all'Europa League. Il 2 viene quotato 1,57, è una quota che mi stuzzica, che mi stimola e quindi ce la vado a schiaffare. Fu così che vinse il Verona 1-0, gol di Romulo, ma a me non me ne può fregare di meno perché qualcosa bisogna pronosticare. Fiorentina-Genoa, partita successiva. Ragazzi, fate attenzione a questa partita della domenica perché la Fiorentina in teoria è superiore, ma il Genoa deve recuperare terreno. Sicuramente proverà a far qualcosa per non far vincere la Fiorentina, e la Fiorentina ovviamente nelle ultime partite si sta dimostrando abbastanza spisellante. Quindi io penso che un gol entrambe le squadre segnano, quotato, fate bene attenzione, 1,80, potrebbe avvenire. Ragazzi, la quota, lo ripeto ancora, è di 1,80, mentre fuori sta a far diluvio, ma non ce ne frega niente. Se ve la sentite e la volete rischiare, ragazzi, rischiatela perché potrebbe avvenire. Poi se ve la sentite lasciate perdere, non ve la giocate. Come vi dico sempre, ragazzi, vi dico 10, 12, 13 partite, toglietene sempre qualcuna, mettetene 6, mettetene 7, mettetene 8, ma non mettetene mai 12 o 13, perché sicuro 2 o 3 le sbagliate sempre. Certo, non ve fate schedine da 3 partite perché vincete 40 centesimi e non c'ha assolutamente senso. Sampdoria Sassuolo, ragazzi, qui mi gioco una quota veramente molto importante, ve la anticipo, 1,80.
io vado a rischiare l'uno della Sampdoria, perché la Sampdoria tra alti e bassi, secondo me, in casa contro un Sassuolo che a mio parere attualmente è particolarmente inferiore, non dovrebbe aver problemi, ragazzi. Là davanti c'ha giocatori che dimostrano veramente prestazioni incredibili, dovrebbe vincere senza problemi. Segno secco 1, quotato 1,80. Andiamo a Bologna Juventus. Ragazzi, qua c'è sicuramente poco da dire. Il Bologna proverà sicuramente a far la partita essendo padrona di casa, ma la Juventus ovviamente è superiore sotto ogni aspetto. La quota del 2, ragazzi, è data 1,44, che non è assolutamente male. Io penso che possa avvenire senza troppi problemi, non me ne vogliano i tifosi del Bologna. Quindi 2 a 1,44. Andiamo a Crotone Chievo, ragazzi, perché sta settimana qualcosina me la sto rischiando, e non poco. Il Crotone gioca in casa, ma il Chievo ha fermato la Roma sullo 0-0, lo ripeto, grazie ai miracoli di Sorrentino. Ma a sto giro, ragazzi, mi sento che il Chievo possa strappare almeno un pareggio o addirittura un bel colpaccio con una vittoria. La quota dell'X2 doppia chance è data 1,36. Poi dovesse vincere Crotone e il Chievo improvvisamente sviene, io non ci posso fa niente, magari con papere di Sorrentino, perché tanto Sorrentino con noi si sveglia, con l'altri fa la pippa. È così, ragazzi, chi ti fa Chievo penso che lo sappia. Andiamo alla partita successiva, questa ma rischio, me ne può fregare di meno. A sto giro tipo Benevento, come se non ci fosse un domani, forse perché c'ha i colori giallo-rossi. Benevento Spal. Ragazzi, ve la faccio semplicissima. Il Benevento ha dimostrato, dopo il pareggio col Milan grazie al gol del Brignoli in extremis, gol incredibile, che non ha più niente da perdere. Se la gioca in casa, se la gioca contro una squadra alla portata nonostante 10 punti di distacco, ma ormai non ha più nulla da perdere. Di conseguenza, ragazzi, 1x quotato 1,50, due possibilità su 3. Io non credo che la Spal porti facilmente a casa una vittoria, credo che il Benevento cercherà di farsi rispettare. Ha pareggiato col Milan, secondo me in casa con la Spal è l'occasione giusta per tentare, tra virgolette, un colpaccio e finalmente portarsi a casa 3 punti insperati fino a qualche giorno fa. 1x a 1,50, ultima partita, ragazzi, Atalanta-Lazio. La faccio semplicissima, l'Atalanta sta dimostrando anche questa stagione di essere una squadra quadrata, no quadrata, che c'entra, che può tenere testa a tutte le grandi di Serie A, Lazio compresa. Non ci metto il segno ovviamente perché la Lazio è una gran bella squadra, potrebbe anche riuscire a portare a casa una vittoria la Lazio, ma un gol entrambe le squadre segnano, quotato 1,61, secondo me dovrebbe avvenire senza troppi problemi. Detto questo, ragazzi miei, sta settimana ci abbiamo messo una vita per farsi pronostici, ma era necessario perché ho aggiunto qualche altra partita. Ve lo ripeto, supportate questa serie, soprattutto se volete che inizi a pronosticare tutte le settimane anche parecchi match di campionati esteri. Vi ricordo di passare dal link in descrizione, ragazzi, scaricate OneFootball, la mia applicazione preferita per seguire il mondo del calcio a 360 gradi. Detto questo, ragazzi miei, lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale. Ci vediamo alla prossima con un nuovo video, e Gabbone vi saluta. Bella a tutti!